Bosco News, siamo qui alla libreria dei giovani di Guglielmo Moliconi, è in corso Umberto I d'Arci, padre in sirena. Una breve intervista per quanto riguarda la figlia sirena, la domanda adesso che gli chiediamo è un ricordo di sirena, insomma, ecco, la sua personalità, ciò che ha ancora in serbo nel suo cuore di sua figlia, ecco, signor Moliconi. Beh, Serena è difficile dimenticarlo, soprattutto un genitore l'ha sempre presente. Serena è una ragazza normalissima, molto sensibile, votata al sociale, aiutava le persone in difficoltà, aiutava gli animali in difficoltà, quindi cercava di essere all'altezza della società odierna, quindi cercava di combattere le cose che non andavano bene, tipo la droga. E lei si è stata uccisa, è stata uccisa appunto perché si è permessa di andare nella caserma di Arce per denunciare di sparci il figlio del maresciallo Montolo. Le cose stanno agli atti, quindi se non è che io devo aggiungere chissà che cosa. Prima io ipotizzavo, poi invece c'è stata la morte del brigadiere Santino Tuzzi. Santino Tuzzi è morto per dire la verità. Santino Tuzzi ha detto che Serena alle 11:30 del 1 giugno 2001 si è presentata alla caserma di Arce. Non dice perché, però dice che successivamente è stata fatta salire sull'appartamento del maresciallo Mottola. Lui è rimasto in servizio fino alle 14:30, Serena non è uscita. Serena tre giorni dopo, guarda caso, viene trovata morta là dove tutti sanno, cioè, e l'ultimo avvistamento quindi è quello di Santino Tuzzi, cioè il brigadiere, che dice che è salito il suo appartamento. Nell'appartamento ci sono macchie per terra pulite con l'acido. Hanno ipotizzato, cioè ci hanno detto il maresciallo, ex maresciallo, che erano macchie per una festa che c'era stata, quindi Coca-Cola, ma fatto strano che quelle macchie sono state lavate con l'acido puriatico, quindi hanno cancellato le macchie del sangue di Serena che lì stavano per terra. Fatto strano, manca una porta. Quella porta è stata eliminata perché sicuramente lì è andata a sbattere la tempia di Serena, quindi è stata macchiata del suo sangue e il sangue purtroppo sul legno non si toglie, quindi l'acido non basta. Le indagini sono a buon punto, si stanno cercando adesso di trovare gli elementi per incastrare quelle persone che hanno fatto quell'orrendo delitto. Speriamo a breve, il 15 gennaio verranno depositate le indagini riguardo il DNA, il 31 gennaio quelle riguardo l'impronte. Speriamo che esca fuori o chi è stato, oppure i fiancheggiatori, perché anche i fiancheggiatori sono utilissimi per arrivare poi agli assassini, che io non è che chissà che mi aspetta, perché gli assassini, gli ho sempre detto, li ho sempre additati, ho sempre fatto nome e cognome, quindi, e questo mi ha salvato la vita, perché se io non avessi fatto nome e cognome, allora penso che stavo insieme a Serena a darle compagnia. Una domanda, Serena aiutava gli animali, c'era un cane che praticamente era diventato ultimamente la mascotte della Polizia Municipale di Arce, ci puoi parlare di questo cane? Fiorello, sì, Fiorello è morto e mi è dispiaciuto tantissimo, però purtroppo è morto per l'età, non morto per altre cause, per fortuna. Serena ha aiutato questo cane quando stava letteralmente in difficoltà. Questo cane è stato abbandonato, gli è stato buttato addosso dell'acqua bollente. Questo cane girava nel paese con vistose macchie di sangue addosso e tutte le persone lo scacciavano. Serena, insieme a Simona, che si occupava di cani, è riuscita ad aiutare questa bestiola a fargli delle iniezioni, quindi a dargli soccorso, e questo cane è vissuto per tantissimi anni, ha raggiunto proprio la soglia della vecchiaia, e questo, ecco, anche grazie a Giampiero, che lo ha accudito, cioè negli anni in cui Serena non c'era più. Giampiero, ricordiamo, il comandante della polizia, comandante della stazione municipale. Comunque, a testimonianza dell'amore della famiglia Moliconi per gli animali, vediamo una gatta che adesso qui di casa Moliconi, che sta qui in libreria in modo molto tranquillo mangiando le sue crocchette. È un vantaggio per questo.
è un vantaggio acquistato ormai dato casa, un ex vantaggio ormai in cani. Un cane di casa, fra i cimeli di Mulliconi vediamo la foto, le foto di Sirena, che la riprende nella sua giovane e gagliarda età. Ok, la ringraziamo signor Guglielmo e speriamo. Parlare di Sirena è sempre un piacere. Ok, grazie.